Sport e solidarietà, un binomio vincente che si ripropone ogni anno con la partita del sorriso, la tradizionale kermesse sportiva che ha richiamato Rozzano artisti e volti noti della TV e dello spettacolo, comici, calciatori, giornalisti e cantanti uniti nell'obiettivo comune di regalare un sorriso a chi è meno fortunato, una vincente partita che ha visto impegnate le formazioni degli Angeli Azzurri e di Colorado Café. Il tuo rapporto con la beneficenza, visto che siamo alla 20ª edizione di una partita per un sorriso? Ma naturalmente ampia disponibilità, soprattutto se, come succede in questo caso, l'evento si svolge nel mio territorio, nella città dove sono cresciuto e dove tuttora abito. È sempre un bel appuntamento, ormai è diventata una serata tradizionale, un appuntamento fisso nell'agenda del comune di Rozzano. La gente viene con piacere anche perché si ritrova ogni anno vecchi e nuovi amici che hanno il piacere appunto di trascorrere una serata in compagnia e fare anche del bene. Guarda, io fortunatamente da quando sono uscita dalla casa ho fatto tantissima beneficenza. Quindi avere la possibilità comunque per l'immagine, ovviamente sono chiamata qua perché ho fatto il Grande Fratello, a me fa piacere. Fin quando la potrò fare io la faccio, se posso aiutare assolutamente, ma poi io ne ho fatta tanta anche a livello economico. Beh, io vivo di beneficenza, nel senso che mi arriva direttamente sul mio conto corrente, no sto scherzando. No, beh, mi sembrano cose favolose, per cui tutto bello e poi... quando vedi i bimbi che giocano, si divertono e poi sai che c'è anche una finalità positiva, è assolutamente bello. Guarda, con queste di Rozzano poi un buonissimo rapporto, anche perché c'è il mio amico Alberto Brandi che prepara questa partita da un anno all'altro, quindi assolutamente non bisogna mancare. È il mio rapporto, faccio quello che posso, nel mio piccolo ci mancherebbe altro, ma credo che ognuno nel suo piccolo debba fare quello che è, non c'è bisogno di fare cose, se ognuno di noi nel suo piccolo fa quello che deve fare, poi la cosa diventa grande. Bene, allora guarderemo questa partita insieme e speriamo che... Anche perché c'è il parrucchiere che c'ha un angelino, che c'ha una capigliatura oggi che da sola, eccola, da sola, basta il prezzo del biglietto. Uno spettacolo. Ma vagli pure addosso, eccola, uno spettacolo, solo a vederlo. Cerco di essere sempre disponibile, a parte stasera per qualche problema e acciacco fisico, però di solito sono in campo e credo che queste manifestazioni vadano fatte e soprattutto da parte nostra c'è la massima disponibilità. Benvenuto al sindaco di Rozzano. Fino ad oggi quali sono stati i progetti che siete riusciti a realizzare? Ma, per esempio, in passato si è sostenuta un'associazione che si occupa di portatori di handicap e iniziative di questo tipo. Quest'anno credo che si finanzi un oratorio, un campo di calcio per un oratorio in un paese giù nel meridione, a Canosa. Quindi insomma sono iniziative che cercano concretamente di mettere a disposizione delle risorse concrete. Qual è il tuo rapporto con la beneficenza, visto che siamo alla 20ª edizione di questa partita per un sorriso? Ma sicuramente pro è quando si riesce, si ha il tempo e si cerca di trovarlo, ovviamente molto favorevole. Se poi si gioca a pallone a mille. Quest'anno ho fatto un lavoro per Haiti, molto bello, per la distrofia muscolare, no, sono a disposizione per tutti, quindi il minimo che possiamo fare è questo, calciare un pallone per aiutare qualcuno che ha bisogno. Penso che chi ha avuto tanto dalla vita in qualche modo debba dare, e quindi deve contraccambiare, no? Per per l'equilibrio delle parti, quindi del dare e avere. Ma quanto state facendo? Ti chiedo di fare un saluto per i nostri telespettatori di Odeon. Un bacione a tutti i telespettatori di Odeon. Un bacio, ciao. Ciao agli a tutti gli amici di Odeon. Lorenzo, ti dire un po'? Ciao agli Noi che squadra teniamo? L'Inter. E chi è che segna sempre? Mili? Milito! Un salutino a Odeon e un bacione. Mi raccomando, guardate la partita. Ciao. Ciao amici di Odeon, fate anche voi un po' di beneficenza che vi fa bene all'anima e al cuore. Un saluto, qua c'è un freschino, un'arietta frizzantina. Un saluto a tutti voi. Stiamo a giocare tutto, ma quale beneficenza? Qui ci stiamo giocando tutto, capito? Qui non si scherza niente. La partita è terminata 3-1 per gli Angeli Azzurri. La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio del comune di Rozzano ed il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.